Beggi Fede, innanzitutto bentornati e bentornati su Music Fan. Grazie, grazie mille. Cosa rappresenta Rewind nel vostro percorso artistico? Ma, la canzone in sé rappresenta insomma un nuovo inizio, un riavvolgere la manovella per poi ripartire dal binario in cui abbiamo iniziato, no? Fondamentalmente. Per quanto riguarda il sound... Un esperimento nuovo rispetto a prima, chitarristico, funky, rock, che ci ha trovati in pieno, integri, no, in questa fase della nostra vita. Quindi, beh, io ho visto un'evoluzione sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista testuale, perché comunque ci sono temi affrontati nel disco estremamente particolari, ma anche dal punto di vista musicale. Sono curioso di capire anche le ballad, soprattutto in questo disco, come sono nate, perché sono un po' diverse rispetto alle ultime di Benji Fede, ormai che risalgono un po' di tempo fa. Ma, e noi siamo soliti comunque scrivere partendo dalla chitarra. Di solito succede che o lui ha un giro di accordi, mi manda una bozza di canzone, o mi capita anche a me di mandare cose, scrivere brani durante la notte e poi li mettiamo a posto nei giorni seguenti. Oppure, come è successo anche in questo disco, in alcune canzoni ci siamo trovati in studio con altri autori e da lì siamo partiti o da un'idea esistente o da qualcosa di cui volevamo parlare, no? in quel determinato istante, come può essere magari Desi, di un amore tossico o di... telepatico, insomma, o varie altre canzoni che sono nate comunque sul momento. In generale, questo disco qua penso che contenga tanta verità e tanta voglia di raccontare, perché abbiamo vissuto tante cose in questi anni, era giusto metterle nel disco. Ultima domanda è legata appunto alla vostra capacità di essere credibili su brani introspettivi, ma anche su brani più goliardici, divertenti. Come riuscite a trovare l'equilibrio, soprattutto con il tempo, crescendo? Come siete riusciti a ritrovare questo tipo di equilibrio? Ma io penso che sia parte della personalità, e penso anche che l'interpretazione di un brano venga da mesi, anni prima magari, no? Cioè il come scegli di vivere, come scegli di passare le tue giornate, di che persone scegli di circondarti, come scegli di reagire a una determinata cosa, e tutta interpretazione che poi metti quando sei al microfono o quando sei sulla chitarra, scegliendo un accordo, un'intensità di suono, di pennata e varie cose. E quindi penso sia molta vita, no? Quindi sicuramente la vita deve essere vissuta se vuoi interpretare o cantare in un certo modo, insomma. Ragazzi, non posso che ringraziarvi e Rewind, ci vediamo al forum. Ci vediamo al forum. Dai, ciao.